Adesso è appena uscito, è una serata di libri e di musica soprattutto, perché è appena uscito L'alba dentro l'imbrunire, ecco qua, uno splendido libro a cura di Francesco Messina e Stefano Senardi su Franco Battiato. Ascoltiamo un artista che ho sempre amato e che amo, con la quale non avevamo mai diviso un palco, e questo è stato sempre un mio rammarico, ma che stasera ho qui. Signori, con noi è Alice. Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi era arrivata chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Alice, grazie infinite. Grazie a tutti voi, ancora di nuovo, grazie. Sediamoci qua e parliamo un po'. Noi ci siamo incrociate tante volte, ma è la prima volta in tutti questi anni, insomma, cantiamo da un bel po' di anni,
che ci troviamo a cantare insieme. Ma come mai non è successo prima? Il destino, il guarda. Il destino, non è mai veramente successo. Veramente non ci siamo mai, cioè proprio fuggevolmente incrociate sul palco l'ultima volta a Verona, diversi anni fa, quest'anno neanche sul palco. Esatto, all'arena. Però dico che in questi anni ci siamo incontrate, incrociate, ma il nostro destino non ha mai voluto, fino adesso, che noi ci trovassimo sul palco a cantare, eppure le nostre voci sono così complementari, sono così simili. Abbiamo la stessa tonalità. Esatto, sì. Per cui guarda, è veramente una cosa curiosa, per cui stasera veramente per me è successo un evento, una cosa che non è... Mica solo per te, anche per me, qualche cosa veramente di speciale, dai. Grazie. Chiudiamo l'anno veramente, veramente con gioia. Veramente, una cosa speciale. Senti, sei la portavoce di questo libro che ho sfogliato, è un libro bellissimo sulla vita di Franco, naturalmente di Franco Battiato, ci sono delle immagini bellissime, delle storie bellissime all'interno. È un libro che vibra di amicizia pura, dell'essenza di Franco vissuta proprio da chi gli ha voluto, da chi gli ha voluto bene, da chi gli è stato più vicino, da chi ha condiviso decenni di vita. Certo. E tu sei tra queste, insomma, no? Sì, noi ci siamo conosciuti nel 1979, da quel dì. Ecco, dal 79 abbiamo iniziato a collaborare, poi dalla collaborazione è nata l'amicizia inevitabile, perché con Franco comunque è sempre stato così. Adesso, infatti, aveva un senso dell'umorismo molto spiccato. Ecco, era forse meraviglioso. La gente non si immagina quanto Franco Battiato amasse ridere di se stesso per primo e anche di tutto quello che gli stava intorno. Era maestro degli aneddoti, di cogliere sempre certi aspetti delle persone o di momenti di vita. Io l'ho sempre trovato divertentissimo, ci siamo sempre fatti un sacco di risate. Ecco. Allora, così tanto per dare un'idea, poco più, per entrare nel merito, leggo qualche estratto da questa proprio prima pagina, It's All True, che ha scritto Francesco Messina. Franco ci ha regalato molto, ci ha lasciato molto, non solo la sua musica, ma anche il suo pensiero, trasmettendolo in più modi e su frequenze diverse. Per chi ha avuto la fortuna di stargli vicino per così tanti anni, c'è stato un regalo speciale, la qualità della sua presenza. Franco è stato realmente ciò che ha lasciato nei suoi messaggi, sonori o visivi che fossero. Franco era Franco tutto il giorno, quando faceva musica, quando prendeva un caffè o telefonava a qualcuno, quando meditava o andava a comprare il riso integrale. Per intenderci, non aveva un doppio fondo, non ha creato quello che ha creato per incantarci, ci ha solo raccontato, spesso nel modo più sublime, ciò che ha incontrato sulla sua strada, mentre andava scomodamente alla ricerca di se stesso. È bellissimo, è veramente bellissimo, complimenti, complimenti. Per queste belle parole dedicate a Franco. Senti, mi dicevi che vi siete conosciuti appunto tanto tempo fa. Sì. E mi dicevi che a Milano lui ti chiamava spesso per andare a vedere il tramonto nel parco. Lavoravamo assieme. Sì. È sempre stato molto metodico. Ha sempre avuto una disciplina incredibile. E, a una certa ora del pomeriggio, verso l'ora del tramonto, si smetteva di lavorare e mi diceva, dai, andiamo a fare una passeggiata nel parco, dietro casa sua. Era un parco che stava nascendo, però quello che mi aveva colpito era il fatto che lui riuscisse a cogliere l'essenza del tramonto senza poterlo vedere, perché c'erano i palazzi. Certo. Perché, infatti mi incuriosiva questo. Esattamente, perché... ma era così, lui sapeva, diciamo, che il sole stava tramontando. In questo momento sapeva cogliere la magia di quel momento di vita, veramente prezioso, cogliendo il silenzio che a un certo punto arriva, perché tutto si ferma, nonostante fossimo a Milano con la confusione, lui riusciva a percepire e a vivere questo. Per me è stato qualcosa che mi colpì veramente profondamente, infatti l'ho anche scritto. Era un uomo speciale, diciamo la verità. Un uomo speciale, straordinario, assolutamente unico,
mai omologato, con una profonda umanità, generosità, sempre dalla parte dei più deboli, dei più bisognosi, sì. E desiderava profondamente una società più giusta e più equa, e infatti poi ha anche scritto delle canzoni in questo senso, sì, perché lui ci ha trasmesso tutto quello che, come no, che pensava. Povera patria, è stato il suo patria, grido di, esatto, dolore proprio. Inere Sauge anche, esatto. Quindi ecco, questo libro secondo lo rappresenta. Me, infatti, è, da quello che ho visto, insomma, è veramente un atto d'amore. Mi sembra una cosa. Lo è, vero? Lo è un atto d'amore nei confronti di Franco. E noi abbiamo avuto la fortuna di cantare insieme e di essere il suo strumento con la cura prima. È stato veramente. Sì, veramente anche per me è stato un piacere e un onore averti qua. Grazie mille, grazie Alice. Grazie infinite. Spero di rincontrarti un'altra volta e cantare ancora insieme. D'accordo, ci grazie, conto. Grazie, grazie, grazie a tutti voi. Grazie infinito. Ciao. Grazie infinito.